Re Carlo, le regole di Elisabetta per il di Pasqua potrebbero sparire, ecco il motivo. Secondo la tradizione, la famiglia reale si riunirà per la cena del Venerdì Santo per poi assistere alla messa della domenica di Pasqua nella cappella di San Giorgio. E infine festeggiare con un pranzo sontuoso. Tuttavia, Re Carlo potrebbe cambiare le vecchie regole imposte dalla regina Elisabetta e questo getterà nel caos il palazzo e i programmi di Kate Middleton. La regina, infatti, aveva imposto che solo i bambini che sanno mangiare con forchetta e coltello possono prendere parte alle riunioni di famiglia. Ma Carlo sta per bandire questa norma, per avere accanto a sé anche i nipotini più piccoli. Ciò significa che Kate dovrà badare ai suoi figli, in particolare a Louis, durante il pranzo di Pasqua. Sarà forse per questo che la principessa è sparita ed è assente dai suoi impegni pubblici? La principessa ha solo un mese di tempo per preparare i suoi figli per l'incoronazione. Kate, dunque, non avrà un momento libero per sé. Foto, Shutterstock, Kika Press, Music, Summer from Benson. Leggi anche, per Pasqua Re Carlo e Camilla non regalano uova ma soldi, quanto denaro ricevono i sudditi e quando avverrà questa distribuzione dei soldi?